Ora voi da qua non lo potete sentire, ciao amici, ma si sta svolgendo due finestre più in là e a me piace, non lo dico, questa volta non è un video denuncia, è una cosa che mi mette allegria, una festa africana. E ora io do per scontato appunto che non sia un'occupazione perché stanno in gruppo, stanno facendo festa e tutto, quindi credo siano dei nuovi inquilini dell'Oasis Duna e sta cambiando un po' il clima qua, quindi vi lascio qualche scena di questo. E poi flashback perché siamo andati un po' in giro e perché non condividere con voi qualche scena pure di questa domenica. Tutto il giorno che sento, zitto, guarda, rumori di festa, ma proprio festa intensa, voci che urlano così, e proprio rumori africani che a me poi mi mettono pure allegria, assolutamente. Io sono curiosa, voglio vedere perché, boh, e sì, sembra che ci sia una festa. Venivamo tra l'altro da, ora vi faccio vedere anche questo, da una bella passeggiata e ci siamo sedute a prendere un caffè così a goderci la spiaggia al Waikiki, che molti di voi conoscerete. Era bella piena sia la spiaggia e sia il bar. Devo dire, ecco appunto, come forse vedete dai miei video, perché al di là di quello che dico si vede. È abbastanza, cioè qua non è pieno di niente, però diciamo rispetto al mortorio, tra virgolette, del periodo è abbastanza pieno di inglesi. E siccome obiettivamente c'è poco movimento di aerei, perché addirittura siamo arrivati al punto che giovedì scorso zero voli ci sono stati in arrivo a Forteventura, i voli internazionali sono quasi zero, molti sono con la penisola, quindi io penso che molti inglesi siano arrivati qua durante appunto le vacanze di Natale, eccetera. E in realtà una percentuale buona di questi, o perché possiedono casa qui, molti quello secondo me, o l'hanno affittata comunque a larga temporada, però stanno proprio svernando qua, sfuggendo anche secondo me da quella che è la realtà di Londra e di tutta l'Inghilterra in questo momento. Un altro piccolo commento qua sul discorso a margine è che in questa continua, che non si interrompe ancora, alza dei contagi, come si dice qui, beh, è perché secondo me. Io vedo che di base le distanze, le cose, le misure, c'è un rispetto notevole, la gente anche per la strada fa caso a tutto perché la Guardia Civile gira e come pure l'altra sera, già verso le 11 meno un quarto, cominciavano a girare gli agenti a tappeto, a controllare. Ma c'è il discorso delle feste illegali. È di oggi una notizia di un'altra festa al Cotillo, questa sta diventando un po' più seria, in cui addirittura sono state aggredite e ferite le guardie della Guardia Civile. Sono state innalzate barricate e la gente l'ha presa quasi come una protesta più che una festa, perché hanno cominciato a gridare agli agenti che è una finta pandemia, che è tutta una presa in giro e che loro sono degli schiavi, del governo e non difensori di nessuna realtà sanitaria o sociale di nessuno. Ma vediamo un po' come vanno qua le cose. Io non so se questi sono stranieri, oppure non lo so, non lo so. Però la realtà delle feste illegali, di questa ondata che vengono vissute come una rivoluzione, una protesta contro un regime che vuole imbavagliare, questo clima esiste qua. Oggi la temperatura è fantastica, ma il vento è tanto, quindi penso sia un paradiso per fare windsurf. Veramente si sta troppo bene. Nella parlata mi sembrano olandesi, perché non proprio tedeschi, qualcosa di simile. Qualcosa così lo sentivo in Belgio, magari in Belgio. E poi un passaggio da bakery, non ce lo toglie mai nessuno perché c'è appunto la torta al cioccolato preferita di Natalie e qualche scena così per la calle mentre torniamo a casa. Vi faccio vedere pure il campo da tennis dove Natalie ha deciso che farà tennis. Dalla spiaggia e dal mar dei Waikiki ce ne siamo dovute andare perché in 30 secondi scende un po' il sole, il vento, boom, il freddo e siamo di nuovo qua dal bakery. Almeno un po' di inglesi che bevono dalla mattina alla sera, ininterrottamente. Ne stiamo tornando tranquille, tranquille a casa, oggi non in bici perché Juanino si meritava una lunga, lunghissima passeggiata. E devo dire che la cosa buffa, vedete il cielo alle mie spalle? Terso, bellissimo, guardate se mi giro. In arrivo
qualcosa di grigio invece. Questo è il tipico tempo col quale tu in un secondo ti ritrovi che quello stendino di panni che ti si era asciugato in 10 minuti, bomba, ti si rifrascica. Guardate che bello il cielo ora con queste nuvolette così. Qua stiamo andando verso casa, ormai forse qualcuno di voi ha imparato a conoscere questo incrocio, è quello che un paio di settimane fa era completamente allagato. E qua davanti, ve lo faccio vedere solo perché stanno costruendo a strombattuto una cosa che quando siamo arrivate non esisteva veramente nulla di tutto ciò, e stanno tirando su ad altissimissima velocità gru, cose, lavorano tutti i giorni, a parte oggi che è domenica ovviamente. Insomma, quindi, come avevo detto, lo vedo fuori dai giornali, l'edilizia non va tanto in crisi, un po' perché per fortuna qua c'è tanto da costruire, da fare, ancora non è, insomma, ecco, ve lo faccio vedere, questa struttura alle mie spalle, tutta costruita negli ultimissimi tempi. E ieri chiacchieravo con un ragazzo che adesso fa un altro lavoro, lavora in un locale appunto, fisso, eccetera, una di quelle persone che sta lavorando normalmente senza interruzioni, per fortuna. E mi diceva, tra il serio e il faceto, in realtà era seria la cosa, però il tono era scherzoso, perché qua appunto io parlo sempre bene pure dei macoreri, poi non ne so nulla, però cominciamo a raccogliere chiacchiere. Sì, se posso dire una cosa, forse sono molto cercati gli albanil, cioè gli operai, eccetera, comunque italiani, eccetera, o europei di fuori, perché dice che qua c'è il detto, in quello che riguarda l'edilizia, eccetera, essere più inutili di un macorero. Ora, qualcuno si arrabbierà, io relata refero, questa è una voce solo che gira, però pare che in effetti ci sia tanto da fare e che siano parecchio poco esperti, insomma, in questo settore. Quindi, come dico sempre, infermieri, medici, muratori, secondo me, qua vi faccio ridere. Quando Natalì si stanca e non gli va di continuare la camminata, gli do il guinzaglio One, che siccome mi insegue disperatamente, la trascina tutta in avanti. Se vi piacciono i nostri video, mettete un like e iscrivetevi al canale. Meglio di me. Beh, per oggi ho scocciato abbastanza. Buona serata di domenica.